Ciao ragazzi, ben ritrovati a questa nuova micro lezione di trombone, così che vuole essere, diciamo, piccoli consigli per chi vuole studiare, chi vuole cimentarsi nello studio del trombone. Bene, ma prima di fare ciò vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale e comunque di cliccare la campanella, di modo che quando inserirò altri nuovi filmati verrete avvertiti da YouTube automaticamente. Bene, alcuni di voi, anzi molti di voi, mi hanno chiesto: ok, va bene rimettersi in forma così, però noi vorremmo capire come studiare sugli accordi di un brano dato. Come facciamo a studiare sugli accordi? È semplice. Un metodo è quello di suonare ad arpeggio sugli accordi dati di un brano. Per esempio, un blues in si bemolle, che è si bemolle, si bemolle, si bemolle, si bemolle, mi bemolle, mi bemolle, si bemolle, si bemolle, fa settima, mi bemolle settima e si bemolle settima. Si può studiare così: 1 2 1 2 3. Quel giro di blues. Il giro di blues, però nello stesso tempo ho studiato ad arpeggio sugli accordi che vedete adesso sullo schermo. Quindi abbiamo si bemolle settima, si bemolle settima, si bemolle settima, si bemolle settima, mi bemolle settima, mi bemolle settima, si bemolle settima, si bemolle settima, fa settima, si fa settima, mi bemolle settima e si bemolle settima e si bemolle settima, quindi 12 battute. La stessa cosa va fatta sui brani più difficili, non so, Stella by Starlight, Have You Met Miss Jones, ok? Su tutti questi brani, per iniziare a intanto definire uno spazio improvvisativo e seconda cosa, per metterci bene sullo strumento il, diciamo, il giro armonico, ok? Potreste anche fare 1, 2, 3. Ok? Come se foste un contrabbasso. Ecco, poi se ci mettete anche gli accenti giusti, cioè sul secondo e sul quarto, diciamo, movimento, 1 2 3. Ok, ho fatto uno scrocco, ma chi se ne frega. Per cui possiamo fare un altro brano, per esempio Stella by Starlight, le prime misure così. 1 2 1 2 3. Eccetera eccetera. Però prendete dimestichezza con il brano, ok, piano piano, senza fretta, perché ci vuole della calma, eh? Stella by Starlight è un brano difficile, potreste suonare solamente anche le fondamentali per divertirvi. 1 2 1 2 3. Yeah.
momenti potreste anche suonare tutto l'arpeggio dell'accordo, che è un buon esercizio, oppure parte di esso, eh? Quindi l'importante è fare le note giuste, anche di passaggio va bene. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
andatevi a vedere la lezione di come studiare con iReal Pro, che è un programmino molto molto interessante e che spero che alcuni di voi abbiano acquistato, perché fa parte di uno strumento importante per chi vuole suonare, chi vuole suonare jazz, chi vuole suonare musica, libero da ogni costrizione di sorta. Per cui mi raccomando, studiate, 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 che vi vedo, io da qui vi vedo, non sembra, ma vi vedo, sono tutte le telecamere lì, che mi raccomando. Iscrivetevi.